Buongiorno. Buongiorno. Stamani spiaggia, insomma, scogli. Però Teddy è felicissimo perché, diciamo, è adatta a bambini, dai. C'è un po' di acqua bassa qui, quindi lui si mette lì e gioca. E mastica tutti i legni che ci sono. Noi passiamo un po' di tempo così stamani. Dove è andato? E vado un po' nelle pozze più alte. Teddy, vieni. Allora, abbiamo appena lasciato quello che noi abbiamo definito un paradiso lunare e in direzione Albero. Una quarantina di chilometri, tranquillo. A dopo. I pulsanti, Teddy, i pulsanti. Sta a vedere in quanto si fa a perdici, Si andrà a persi. Noi che siamo abituati al nulla. In un posto così, in un piano centro. E intanto in tutto ciò Teddy pulsanti. Ma? Oh, vedrai. No, il bello è che ci sarà il navigatore. E prendi un po' noi. La signora ce l'ha attraversata, eh? Che volevi dire? Volevo dire che sicuramente non è che ci siamo persi, però siamo andati in confusione, perché adesso io qua poi mi dice vai dritto, curva a destra, me lo dice prima il navigatore di quando devo girare e io giro. Ma i navigatori a voi lo dicano un po' prima, ora non è sì, che... Sì, però non è giusto, me lo devi dire qua, tipo adesso mi dici gira a destra, non che me lo dici... Sì, ora a me mi verrebbe da cantarla, però non lo posso cantare, sennò poi ci chiedono diritti d'autore. Voglio andare ad Alghero in compagnia di uno straniero, voglio andare ad Alghero. Teddy, guarda un po', saluta. Oh, ciao mamma. Allora, devo andare piano, ditemelo. Guarda bello il porto di Alghero. Ti guarda davanti perché l'unicarba sta a guardare di là, no? Sì, ma che stai con questo motorino che si metta da una parte. Oh! Qui proprio civiltà allo stato puro, eh? Siamo passati proprio dal bianco al nero, eh? O dal sì. Nero al bianco, insomma. Sì, ma va bene. Attento, attento a questo qui entra, con un chance. Mi garba andargli al culo per mettergli paura alla gente. Teddy, c'è anche il parco giochi, stasera si va, eh? Stasera ti si monta sulle macchinine. Gli autoscontri, Teddy. Buongiorno. Buongiorno. Più o meno. Più oh. Buongiorno, no, con la N maiuscola. Allora, a parte che c'è giornata di vento a piovuto. Vabbè, ma quello, ormai siamo abituati. Siamo ad Alghero e lo sappiamo. Che la macchina non si apre più una volta che siamo usciti, sappiamo anche quello. Ora lo sapete, ci sta la chiave che non funziona, ma molto probabilmente scarica la batteria, ora andiamo alla ricerca di una batteria per le chiavi. Oh, ha funzionato, abbiamo chiuso la macchina, abbiamo fatto per riaprirla. Si va a piedi? Io poi, mamma mia, ha piovuto, c'è il vento, c'è un granello di sabbia in un occhio. Mi sembrava freddo, in realtà è un caldo si muove. Oh, guarda un po'. Via. Andiamo verso il centro. Ciao. È agitato, ave. Sì. Per la macchina. Anche perché siamo chiusi fuori. Fossimo chiusi dentro. Siamo chiusi fuori. Vabbè, ora comunque una soluzione la troveremo. Perché c'è sempre una soluzione a tutto. La più drastica è spaccare il vetro. Però è l'ultima quella, dai. Vabbè, l'ultima, ora vediamo. Vediamo, dai. Faccio vedere un po'.
ci avviciniamo sempre più al centro di Alghero. Vediamo. Il rischio di perdersi era alto, ma vi abbiamo stupito e non ci siamo persi. Siamo riusciti ad arrivare ad Alghero, in centro. Sì, siamo ai Bastioni. E ora andiamo un po' a vedere cosa c'è. Rompono. Ma infatti non se ne compra nemmeno uno, via. Già ci sa il problema che non funziona la macchina, ci manca solo perdere i pallini mentre cerchiamo di aggiustarci. Guarda i marsupini. Così sono grossi, eh. Settembre, ma c'è il mondo in giro, eh. C'è benissimo. Dice la signora che è di Becio, il vento. Ci ha accompagnato al maestrale fino all'altro giorno. Mi piace. Adesso è di Becio. Però merita tantissimo. Intanto qualcuno si è sposato. Comunque, stringendo, il succo è sempre quello. Le città non fanno per noi. No, ma il Alghero è molto bello. È bellissimo. Questo sapore catalano è rimasto, è bella. No, è molto bella, però rimane sempre il fatto che sia così, dedica. Dai. Via. Voglio vedere.
Ah, ora c'è la missione. No, lo sai cosa? Ora ci sta l'ansia di andare a provare questa macchina. Altrimenti bisognerà sentire dove siamo appoggiati nel campeggio lì con la macchina, se c'è una struttura da darci, perché siamo fuori dalla macchina. Via, il succo è questo. Ora siamo belli strinti, perché il pensiero e l'obiettivo principale è aprire la macchina. Poi una volta aperta la macchina ci si ripensa. Una volta aperta la macchina, monto intorno al centro suonando. Ci uniamo al matrimonio che è appena passato. Per il matrimonio abbiamo beccato stamani. Forse a pranzo da qualcuno si potrà andare oggi. Grosso problema, visto? Siamo rimasti chiusi fuori, come si era detto. Non c'è modo di aprire. Abbiamo preso questa casina al campeggio, dove eravamo arrivati, ma il problema resta, noi siamo fuori. Ma dice prendiamola a ride, c'è da scassinare la porta. Poi ragazzi c'è un tempo, mamma mia, io più che a ride mi viene da piangere. Io credo che sia andata a prendere un ferro di quelli un po' più rigidi, che poi si accede da qua dentro per arrivare a pulsantini da aprire. Bah! Se passa, la tiro su per terra. Vediamo se tocca il pulsantino. Opposta. Ecco perché bisognava farlo di là. Non c'è verso. Dicevo, no io. Ma se qui ci si fa un tondino, stai al vetro a fondo. E poi si mette la stecchina. Poi ci si mette un bollino. Qualcosa. C'è anche quel dato che ho. Non che si può campare quel dato. Ma siamo ancora qui, eh? Sono anche dei signori che ci danno la mano. Boh. La finale è il vetro, ve lo dico. Abbiamo iniziato a svuotare il vetro. Sì, che non sono serviti poi dopo, meno male, però c'era la macchina tutta con i ferri dentro gli sportelli. Ma si è avuta anche abbastanza fortuna, perché il cielo non promette niente di buono, eh? Il tempo si rifà il bicio. Ma ormai la casina la teniamo per stasera, eh? Ormai è presa. Almeno dormiamo comodi. Si dorme in un letto. Guarda che lampo che è venuto. Allora, oh, io direi che ci puoi fare il saluto per stasera da lassù. Ciao a tutti. E che ogni tanto una botta di culo ci vuole, eh?
sì, e no, ora è stato gentile anche quel ragazzo che ci ha aiutato. Ma supporto più, morale. Più mani ci sono, meglio è. Comunque io ora direi, con una bella birra fresca, per forza, una bella doccia soprattutto. Noi ci congediamo stasera, la tensione è stata alta. Ora, non vorrei che fosse colpa nostra del tempo brutto qua, con tutte le imprecazioni, ma non pensa, era già brutto prima. Per la paura Teddy vuole andare in macchina, perché tuona. E allora, Abe, ciao, a domani. Ciao, a domani, ciao a tutti. Però vi volevo salutare anch'io. Ciao!